Spettatori di Video 33, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo questo telegiornale occupandoci della faccia a faccia che si è tenuto ieri sera al Circolo della Stampa di Bolzano tra il sindaco Spagnoli e il presidente della provincia Compacer, che ha annunciato la proroga per la concessione dell'A22. Ci sarà, sono arrivati segnali certi da Bruxelles. E poi arriva anche il sostegno al terzo mandato del sindaco Spagnoli. Se ci sarà, io sarò contento, ha detto Compacer. Si è aperto con un brindisi e il taglio della torta per festeggiare, anche se un po' in ritardo rispetto al calendario, i 55 anni del sindaco Spagnoli. L'incontro, organizzato ieri sera dal Forum Democratico al Circolo della Stampa di Bolzano, che ha visto proprio il primo cittadino Luigi Spagnoli e il presidente della provincia Arno Compacer protagonisti del dibattito. Al centro della discussione, moderata dalla giornalista Toni Visentini, alcuni temi per così dire caldi, ovvero le elezioni comunali di maggio e il rapporto tra Bolzano e la provincia. E proprio su questo argomento Toni Visentini ha rotto il ghiaccio, chiedendo al presidente Compacer se Bolzano per la provincia è una priorità oppure no. No, è sicuramente una priorità per un motivo molto, molto semplice e preciso anche. È un quinto della nostra popolazione. Cioè, 100.000, dei 500.000 che abbiamo in provincia, 100.000 stanno a Bolzano. E per quello è ovvio che è la priorità. Ed è ovvio anche che dobbiamo prenderci sempre consci del fatto che c'è una bella differenza da un conglomerato, diciamo, urbano, una città e, diciamo, l'area rurale. Entrambi hanno delle problematiche, delle situazioni, entrambe vanno tutelate e trattate in modo, diciamo, preciso e adeguato. Un faccia a faccia nel corso del quale il Landeshauptmann ha parlato anche di A22. La dico pur se dovrei aspettare che me la scrivano nero su bianco, la proroga per la concessione della 22 ci sarà. Mi sono arrivati segnali certi da Bruxelles e dal Premier Renzi. E con la proroga, ha aggiunto Compacer, arriveranno i 200 milioni di euro per finanziare la circonvallazione di Bolzano, che avrà quindi la sua tangenziale. Nel corso del dibattito, il presidente Compacer si è pronunciato anche riguardo alle prossime elezioni comunali. Vedo positivamente un terzo mandato per Spagnoli. Sarei felice se me lo trovassi ancora davanti come sindaco. Spero però che la prossima maggioranza sia meno arcobaleno. Il dibattito ha poi toccato un altro tema, la fusione SEL-AEV. Il giornalista Toni Visentini ha evidenziato le difficoltà vissute dalla maggioranza in consiglio comunale a Bolzano nell'arrivare al via libera, ottenuto solo grazie ai voti dei soccorritori e salvatori, Chiomento e De Gasperi. Un accordo è stato ribadito alla fine dai due protagonisti della serata che porterà dei benefici a tutto l'Alto Adige. Passiamo alla cronaca. Rissa ieri sera dopo mezzanotte in piazza Cristo Re a Bolzano, ad arrivare alle mani due gruppi formati da persone di cittadinanza albanese e italiana. Sul posto si sono portate le volanti della polizia, le gazzelle dei carabinieri, oltre ai soccorritori del 118. Stando alle informazioni raccolte, la lite sarebbe sfociata a causa di alcuni commenti rivolti ad una ragazza. Nessuna persona coinvolta nella rissa avrebbe per il momento sporto denuncia e non sarebbe ricorso alle cure del pronto soccorso. Il nome verrà ufficializzato solo lunedì mattina, ma il CDA della Cassa di Risparmio avrebbe scelto il nuovo direttore generale della banca. Stando ad indiscrezioni, potrebbe andare a Nicola Calabrò, attuale direttore di azienda energetica, la direzione dell'istituto di credito Alto Atesino. Potrebbe essere Nicola Calabrò, il nuovo direttore generale della Cassa di Risparmio di Bolzano. Al momento il condizionale è d'obbligo, dato che il CDA della banca, riunitosi ieri per decidere su uno dei tre papabili alla poltrona di direttore generale, scioglierà le riserve solo lunedì mattina. Linea che è stata confermata ieri sera dallo stesso presidente Gerhard Brandstetter, contattato telefonicamente dalla nostra redazione. Stando a indiscrezioni, però, tra i due nomi rimasti in lizza, ovvero Paul Gasser, direttore della Raiffeisenverband, e appunto Nicola Calabrò, ex direttore della Banca di Trento e Bolzano e attuale direttore di AEV, la scelta sarebbe ricaduta proprio su Calabrò, nato a Bolzano nel 1966, con una lunga esperienza nel mondo bancario prima di approdare alla direzione di azienda energetica.
Come riferito alcuni giorni fa al nostro microfono dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Karl Pichler, la persona che andrà a ricoprire il ruolo di direttore generale dopo il siluramento di Peter Schedl dovrà conoscere molto bene il territorio, avere un bagaglio d'esperienza nel settore e soprattutto portare avanti la ristrutturazione avviata dal nuovo CDA in carica da 10 mesi dopo il passivo di 37 milioni e 800 mila euro registrato nel 2013 e una semestrale 2014 che ha fatto registrare una perdita di 58 milioni e 600 mila euro. Per il nuovo direttore generale, dunque, si prospetta un grande lavoro, visto che la banca a inizio marzo si ritroverà ad approvare un bilancio con un passivo di oltre 160 milioni di euro e dovrà pianificare un aumento di capitale di almeno 200 milioni di euro. Per conoscere il nome del nuovo direttore generale della Cassa di Risparmio bisognerà attendere dunque fino a lunedì mattina, quando il presidente Brandstetter, insieme al consiglio di amministrazione, andrà a ratificare il nome. Ancora cronaca, chiusura e sospensione della licenza per un periodo di 10 giorni per il bar Brenner Pub situato in via Renon 29 a Bolzano. Ad adottare il provvedimento il questore di Bolzano Lucio Carluccio a seguito dei controlli straordinari effettuati nelle zone e negli esercizi pubblici a maggiore rischio della provincia altoatesina. All'interno del Brenner Pub gli operatori di polizia hanno controllato la situazione igienica giudicata insufficiente ed hanno accertato che alcuni prodotti alimentari presenti all'interno di un frigorifero erano scaduti e ne hanno pertanto disposto il sequestro, segnalando il fatto alla Procura della Repubblica e al Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Inoltre, due avventori sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di cocaina ed hashish. Il locale, che rimarrà chiuso da oggi e per 10 giorni, era già stato oggetto di un analogo provvedimento ed era rimasto chiuso dal 10 al 24 gennaio scorso. Cambiamo decisamente argomento. Oggi è la festa di San Valentino e noi siamo andati tra la gente a conoscere come festeggeranno gli innamorati questa giornata. C'è chi la classifica come festa commerciale, chi come insulto al romanticismo, tanti poi sono convinti che per gli innamorati ogni giorno dovrebbe essere speciale. Noi siamo andati tra la gente a raccogliere un po' di interviste e a chiedere alle persone in che maniera trascorreranno questo San Valentino. Ecco cosa ci hanno risposto. Ah, mio marito lavora a un ristorante, quindi farà festeggiare gli altri, io non festeggerò. Non lo so, penso a casa con le mie figlie e mio marito. Giusto perché non si può far nulla con le bambine. Quello è un segreto, non si dice. I regali fanno parte dei misteri, poi lo vede, no. Lavoro. Purtroppo lavoro, quindi si festeggerà poi. E andremo a bere qualcosa in un posto che andiamo sempre, che è molto bello e romantico, ma anche insieme con nostro figlio. Non festeggio io e basta. Perché? Perché sono single. Come festeggio? Ah, con l'amorosa. Molto apprezzati i fiori, meglio se rossi, colore dell'amore e della passione. Come sempre la rosa rossa. La rosa rossa è il simbolo dell'amore. Dopo andiamo su altre cose, rosse, tulipani, anemoni, però la prima è sempre la rosa rossa. Sicuramente le rose. E poi anche i fiori di primaverili, non so, anemoni, ranuncoli, un po' misti con narcisi, anche questo piace. Non mazzi grandi grandi, piuttosto raccolti, bouquet, qui sono i gusti. E allora agli innamorati non resta altro che augurare buon San Valentino e per chi invece è in cerca dell'amore o di trovare compagne o compagni proprio non ne vogliono sapere, nessun problema. Domani si festeggia San Faustino, il santo dei singoli. E torniamo alla cronaca. Arresto ieri nei giardini della stazione ferroviaria di Bolzano da parte degli agenti della squadra mobile. A finire in manette il 22enne tunisino Eleuci Mehidi, colpito da un ordine di carcerazione. Deve scontare in carcere una pena di 3 anni e 2 mesi per spaccio di sostanze stupefacenti. Il 22enne è già noto alle forze dell'ordine. Nel dicembre 2013 fu arrestato insieme ad altre 15 persone, tra cui i suoi due fratelli, nell'ambito dell'operazione Franco 2013, che permise alla squadra mobile bolzanina di smantellare un'organizzazione dedita allo spaccio di eroina.
Passiamo alla sanità. La nuova norma imposta dal garante per la privacy legata ai dati sanitari dei pazienti ha creato non pochi problemi all'azienda sanitaria e nello specifico all'ospedale di Bolzano. Tecnici informatici sono al lavoro da settimane per trovare una soluzione. Negli ospedali l'oscuramento dei dati sanitari dei pazienti imposti dal garante per la privacy ha provocato non pochi problemi al settore sanitario. Basti pensare che tuttora i tecnici stanno lavorando intensamente per riportare la situazione alla normalità. A San Maurizio si sono susseguiti disagi in diversi reparti, come quello di anestesia e rianimazione, a stanteria, oncologia, pronto soccorso e dietologia. Ora i tecnici informatici stanno lavorando per sistemare software e apparecchiature. C'è una ditta esterna che, vista la complessità della tecnologia, ha impiegato un po' di più come impostazione ad adattarci alle nuove disposizioni del garante, che non basta più il consenso per trattare i dati del paziente. Questo è essenziale, importante, però questo vale solo per quel ricovero, per quel momento. Invece serve un consenso specifico per poter vedere tutti i dati del passato, un altro consenso specifico per poter vedere i dati anche in altre parti da parte di altri medici e un altro consenso specifico per l'eventuale oscuramento, perché io paziente posso dire questi dati non voglio che vengano visti, e tutto il sistema informatico deve essere adattato a questa nuova impostazione. Ora la ditta ci ha promesso di farlo entro 40 giorni, 30 più 10 per il collaudo. In merito ha preso posizione la NAO, il sindacato dei medici ospedalieri, che ha presentato nei giorni scorsi un esposto alla Procura della Repubblica. Fatto un esposto alla Procura della Repubblica, al Ministero, per contestare il fatto che non si sia arrivato ancora ad adattare il sistema e che questo significa un grande rischio per la salute e la vita del paziente. E questo non è vero. Il problema privacy ha provocato, come ovvio che fosse, una serie di reazioni a catena. Sul tema infatti hanno preso posizione vari esponenti politici, ma anche la gente comune. Teoricamente va benissimo, cioè non si deve conoscere le cose di una persona. E praticamente è un assurdo, perché le faccio un esempio: quando si va all'ospedale, che c'è una gran privacy, Bertagnolli venga che deve fare l'operazione, quindi la privacy è solo un chiacchiere, ecco. Andava bene come è andata finora, non vedo il motivo, cioè mi sembra giusto far sapere ai medici insomma tutto quello che riguarda noi per quanto riguarda le malattie, insomma quello che c'è successo. Disagio alla viabilità ferroviaria questa mattina sulla tratta Lana Postal Merano. Un camion del servizio rifiuti per cause in via d'accertamento all'altezza del ponte ferroviario di Merano è andato a toccare i fili della linea elettrica, provocando un blackout. Per ripristinare il guasto sono giunti sul posto i tecnici, mentre le Ferrovie dello Stato hanno provveduto a predisporre un servizio bus sostitutivo. Il guasto è stato risolto e la circolazione ferroviaria è tornata alla normalità solo verso mezzogiorno. Burgusio, frazione di Malles, paesino di 800 anime in fondo alla Val Venosa, alla ribalta delle cronache locali. Alla guida del locale corpo dei vigili del fuoco volontari è stata eletta una donna. Efi Teni, madre di famiglia, coltivatrice di professione, segni particolari, comandante dei vigili del fuoco volontari, o meglio la prima donna comandante nella storia dei pompieri volontari dell'Alto Adige-Südtirol. Insomma, anche il solitamente mascolino ambiente dei Vigili del Fuoco Volontari, autentico orgoglio della nostra provincia, si tinge di rosa. Efi, da 15 anni, milita nel Corpo dei Pompieri di Burgusio, frazione di Malles in Alta Venosta. Il suo impegno e la sua passione nel mettersi a disposizione della collettività per aiutare gli altri è stato ampiamente ripagato. L'altra sera è stata eletta alla guida del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari. Nessun contrario e solo due astenuti su un totale di 24 voti. Insomma, un successo per la comandante, che non ha alcun problema a lavorare in un ambiente tutto al maschile. Noi, dice, facciamo prima di tutto squadra ed è questa la nostra forza. Ma non ci sono problemi con il lavoro, nel lavoro con gli uomini? Tutti sanno che anche le donne possono fare i lavori come gli uomini? È sempre un gruppo
che lavora insieme. Poter essere d'aiuto alla prossima nel momento del bisogno è sicuramente la parte più stimolante dell'attività del volontariato nei pompieri. Io penso che è molto importante aiutare la gente, che anche la gente sa che qualcuno c'è nel momento dove ha bisogno. E c'è una sicurezza nel paese quando ci sono i vigili di fuoco. Le altre rappresentanti del gentil sesso del paesino in fondo alla Val Venosta si sono complimentate con Efi. Lei spera di poter essere un esempio e che il corpo dei pompieri si possa così tingere ancor più di rosa. Ho ricevuto tanti auguri e forse è un'occasione di che vengano più donne adesso anche nei vigili di fuoco. Nel prossimo servizio cambiamo decisamente argomento e ci occupiamo della cura del piede, perché a Bolzano da 2 settimane è attivo il primo centro podologico dell'Alto Adige. Da 2 settimane a Bolzano ha aperto i battenti la prima clinica del piede dell'Alto Adige, un centro specializzato nella cura, terapia e prevenzione di malattia del piede, nato su iniziativa di un gruppo di podologi, fisioterapisti e specialisti del piede diabetico, riuniti in cooperativa. I servizi della nuova clinica, che si trova in via della Torre, si rivolgono ai pazienti che necessitano di terapie o semplici informazioni e consulenza per la prevenzione o cura di malattie del piede. Nascendo dal profilo professionale del podologo, il paziente deve venire in questa clinica quando avverte dei problemi al piede, di natura chiaramente di dolore, così diciamo recita il nostro profilo professionale. Anche un callo, semplice callo o un'unghia incarnita, le verruche, una talalgia, dolore al tallone, qualsiasi tipo di dolore al piede è un tipo di prestazione che noi possiamo offrire e risolvere, se non da soli, e con altre figure che collaborano con noi. In tutto la cooperativa conta 26 soci tra podologi, fisioterapisti e medici. Al momento 2 giorni d'apertura, il martedì ed il venerdì. L'intenzione è di riuscire ad aprire più giorni alla settimana e soprattutto di definire una convenzione con l'azienda sanitaria locale per permettere l'accesso ai pazienti con il pagamento del solo ticket. Ed ora ci fermiamo per un brevissimo break, ma poi torneremo in studio per occuparci di sport. Garden Paradiso è mare. Garden Paradiso è relax. Garden Paradiso è stare in mezzo al verde. Garden Paradiso è divertirsi. Garden Paradiso è farsi coccolare. Garden Paradiso è sentirsi come a casa. Camping Village Garden Paradiso a Cavallino Treporti, Venezia. Un angolo di paradiso per le vostre vacanze. Ci sono messaggi che quando arrivano fanno battere il cuore. È il cuore di 310 bambini affetti da una grave cardiopatia. Con un SMS puoi aiutarci a operarli salvando le loro vite. Dona 2 euro con un SMS oppure 2 o 5 euro chiamando da rete fissa. Fai come me, sostieni il progetto Cuore di Bimbi della Fondazione Mission Bambini. Ascolta il tuo cuore. Dona subito al 45504. Grazie. Nel panificio a conduzione familiare Trenker si prepara esclusivamente pane e dolci di alta qualità, con materie prime sane e genuine, farine, cereali selezionati e spezie di prima scelta che distinguono da sempre il pane e i dolci di Trenker.
Da 60 anni, Trenker è sinonimo di genuinità, tradizione e qualità, con un servizio impeccabile. 7 filiali in Val Pusteria, 6 a Bolzano e 2 a Lienz. E per ordinare dolci e pane fresco, chiamate il numero 0474 972 112. Attivo da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Sabato dalle 8 alle 11.30. Panificio Trenker. Il pane è natura. E allora eccoci giunti anche allo spazio dedicato allo sport. Apriamo con l'hockey su ghiaccio. Vittoria dell'Hockey Club Bolzano ieri sera contro l'Innsbruck in trasferta. 2-1 il risultato finale che permette ai biancorossi di fare un passo in avanti verso i play-off grazie anche alla concomitante sconfitta del Klagenfurt a Dornbirn. Per il Bolzano non è stato facile agguantare la vittoria, ha dovuto penare fino all'ultimo secondo, ma alla fine i due punti sono arrivati. Domani, domenica, i Foxes affronteranno in casa al Palaonda il Dornbirn, fischio d'ingaggio alle 17.45. Passiamo al calcio. Questo pomeriggio trasferta tutta in discesa per l'FC Alto Adige, chiamato ad affrontare a Busto Arsizio la penultima della classe, la Pro Patria. C'è grande attesa questo pomeriggio di vedere in azione il Sud Tirol sul campo del Busto Arsizio. I ragazzi di mister Adolfo Sormani in questo frangente di stagione non conoscono fermate e puntano ai piani alti della classifica. Un match è quello contro la Pro Patria che promette scintille, ma soprattutto questa partita costituisce di fatto un trampolino di lancio per gli altoatesini in caso di vittoria. I padroni di casa non vincono dal 9 novembre scorso e nelle ultime 12 gare hanno raccolto solo 4 punti, che significano il penultimo posto in classifica. Un solo ex in campo tra le fila lombarde, ovvero il centrocampista Roberto Candido, che nella stagione 2012-2013 totalizzò 6 presenze in Serie C1 con la maglia dell'Alto Adige. I biancorossi nell'occasione dovranno fare a meno del lungo degente Furlan. La Pro Patria del neotecnico Marcello Montanari, subentrato all'esonerato Marco Tosi, dovrà fare a meno dello squalificato Calzi. All'andata, lo scorso 27 settembre, l'FC Sud Tirol si impose per 2-0 grazie alla doppietta realizzata da Manuel Fischnaller, ottimamente assistito in entrambe le circostanze da Manuel Marras. Nella 25esima giornata di Lega Pro, tra le varie partite, riflettori puntati su Novara e Pavia, le attuali due capolista, che si giocheranno il primato in classifica domani. Ed è tutto anche per lo sport, ora spazio alle previsioni meteo. Il meteo è offerto da Casa Modena. C'è sempre più gusto. Nel pomeriggio tempo per lo più nuvoloso, ultimi spazi soleggiati nell'alta Valpusteria, in giornata deboli precipitazioni in arrivo da sud-ovest, limite della neve tra 600 e 1000 metri, sull'alta Venosta Pusteria Valle Aurina le precipitazioni saranno generalmente assenti, temperature massime comprese tra 2 e 7 gradi. Secondo l'ufficio idrografico della provincia autonoma di Bolzano, domani in tutta la provincia ci saranno molte nubi e da sud precipitazioni. Il limite della neve sarà compreso fra 700 e 1000 metri, temperature massime fra 3 e 7 gradi. Per i prossimi giorni previsto tempo in miglioramento. Lunedì sarà variabilmente nuvoloso, più sole si prevede per martedì e la giornata di mercoledì sarà molto soleggiata con cielo per lo più sereno. E siamo giunti anche al termine di questa edizione. Prima di salutarvi volevo ricordarvi come sempre i nostri indirizzi internet www.video33.it e www.goinfo.it, dove potrete trovare notizie aggiornate. A me non resta altro che ringraziarvi per la cortese attenzione, augurare a tutti voi un buon sabato pomeriggio. Vi ricordo che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale questa sera alle 19. Grazie e arrivederci.